Allora, siamo in compagnia del presidente Pietro Tornabuoni e direttore sportivo Alessio Paladino del Due Ponti Tennis Team, questo progetto molto molto importante che è partito un anno fa. Pietro, iniziamo da un commento generale: com'è andato, insomma, la vittoria del campione italiano Under 16? È un grande risultato? Beh, ovviamente sì, siamo tutti quanti soddisfatti. Com'è andata? Meglio di così non poteva andare, considerando che si parte da un materiale umano sul quale uno mette l'attenzione. Se quello stesso arriva poi al risultato massimo, di meglio non può accadere nulla. Siamo molto molto soddisfatti, speriamo che questa sia una strada da percorrere a lungo, quindi il più lungo possibile, per arrivare a dei risultati sempre più soddisfacenti. Crediamo nell'attività agonistica, nello sport, e speriamo che questo sia da esempio anche per tanti altri ragazzi, per tanti altri giovani. Ecco Alessio, hai detto giustamente durante le premiazioni che questo deve essere comunque un punto di partenza, non di arrivo, quello della vittoria Under 16, perché la strada per il professionismo è difficile e lunga. Sì, diciamo, è il concetto fondamentale che spero che capiscano i ragazzi, insomma, che poi l'importante è non sedersi su quello che poi uno raggiunge, che insomma c'è sempre il bisogno di migliorarsi e comunque di confrontarsi anche con altre persone che poi spesso e volentieri, soprattutto nello sport e principalmente nel tennis, poi sono le sconfitte comunque, misurarsi con atleti di livello più alto che poi ci matura e ci migliora costantemente. Assolutamente, facciamo anche i nomi dei ragazzi e dello staff che insomma hanno contribuito a questa bella vittoria. Sì, vabbè, i ragazzi sono Cristiano Teodori, Cristiano Compagnone e Federico Teodori, che loro si allenano qui stabilmente e diciamo nel caso della gara a squadre c'era l'aiuto di Gian Simonelli, che è un altro ragazzo che però non si allena qui da noi, e lo staff è Alessio Varriale, io, il preparatore Fabio Ingargiola, e quest'anno c'è, diciamo, il nuovo arrivo che è Stefano Tarallo, che proprio ci aiuterà lui ulteriormente, essendo ancora di più fresco come giocatore di tennis. Ecco Pietro, Stefano Tarallo, un acquisto importante, insomma, uno che è stato a ridosso dei primi 100 e comunque aveva un gran tennis, un'esperienza, forse uno che non è arrivato proprio al top, può essere anche un'esperienza importante per i ragazzi, per fargli capire cosa gli è mancato a lui e loro magari potranno avere. E questa è una considerazione che abbiamo fatto un po' tutti quanti, ma al di là di questo, comunque, al di là del campione di tennis, è già un buon tecnico, una persona che da un punto di vista professionale già ha espresso dei buoni risultati e soprattutto ha avuto apprezzamenti per questa sua capacità di trasferire le esperienze che lui ha vissuto sul campo. Spesso gli atleti non sono dei bravi tecnici, non succede sempre, però in alcuni casi il grande atleta sa dare anche quel qualcosa in più che molti altri non hanno potuto provare direttamente sulla propria pelle. Un'ultima domanda per ciascuno, iniziamo con te Pietro, perché il progetto Campi Veloci è stato sposato dal Due Ponti. Credo che questo sia veramente molto importante, perché lo abbiamo detto tante volte, la maggior parte dei punti poi a livello alto si fanno sul veloce. Sì, nel mio caso personale, insomma, qui il circolo ha tutti i campi in terra battuta. Però è sempre stata una mia idea personale che il tennis, per poter crescere, deve crescere anche da un punto di vista strutturale. La tecnologia ha modificato in tutti gli sport gli attrezzi e gli strumenti che vengono utilizzati. Nel tennis la terra battuta è una superficie troppo lenta, non sviluppa le capacità imprenditoriali che servono poi per un tennis moderno, che è veramente, direi, quasi assurdo per la velocità. La superficie veloce serve per questo motivo, soprattutto nella fase di apprendimento, dove vengono acquisite le caratteristiche specifiche fondamentali. L'ultima domanda per te invece Alessio è un po' sulla programmazione che faranno i ragazzi in questo 2011, che insomma sarà importante a livello Under 18, magari forse se ne parlava anche prima qualche 10.000. Allora sì, prima della risposta volevo spezzare una lancia in favore del sistema, perché tutti quanti dicono la stessa cosa, dice riuscirà ai ragazzi a dare quello che è mancato a lui per entrare nei primi 100 del mondo. Probabilmente a lui è mancato, senza presunzione, un Due Ponti Tennis Team. Certo. Quindi questa è la cosa, diciamo, che ha fatto Stefano, per chi sa un pochino la storia, è da quando c'ha 14 anni che sta fuori di casa, e quindi per un ragazzo, insomma, 14 anni è un'esperienza particolare, è sempre uno che, insomma, ha dovuto guadagnare tutto quello che ha fatto. Quindi questo era diciamo, poi il significato vero del progetto, nel senso che questo era il motivo per cui
era una grossa mancanza, diciamo, nel panorama tennistico italiano, cioè un aiuto di questo genere, quindi questa era a mio avviso l'idea di quello che mancava a Stefano. E per quanto riguarda invece la programmazione, inizieranno sicuramente con i tornei Under 18 ETF per provare magari a giocare nelle tappe dello Slam qualora avessero i punti, per poi proseguire con l'attività dei 10.000, anche perché poi noi non dimentichiamo che abbiamo l'appuntamento a giugno del Challenger, dove loro comunque hanno la possibilità di giocare sia qui e a Napoli, essendoci, diciamo, il gemellaggio. Ritornando sempre al discorso di prima, sono agevolazioni che comunque aiutano parecchio chi vuole fare un percorso del genere, insomma è già un grosso vantaggio avere la possibilità di poter partecipare a tornei di questo genere. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie.